Sì, è stato un periodo, un lungo periodo di attesa per le note vicende della pandemia, però non si è mai smesso di lavorare. Gli alpini sono sempre stati presenti qui a Rimini, una delegazione che ha lavorato sempre per 2 anni e ancor prima poi c'è stato tutto il periodo di preparazione, di candidatura della città. Insomma, una lunga attesa, ma Rimini è pronta, si farà trovare pronta. Sono certo che saranno grandi giornate di festa e anche per un giusto riconoscimento che la città di Rimini vuole dare agli alpini italiani, che sono un corpo fondamentale per il nostro paese, che hanno un grande senso di appartenenza alla nazione, di servizio alla nazione, di spirito civico che noi condividiamo. La grande sfilata della domenica, però saranno giornate dal 5 all'8 di maggio, ogni giorno piene di sorprese, piene di eventi, e sicuramente meritano di essere vissute tutte quante, il 5, il 6, il 7 e l'8 di maggio. Primi giorni di maggio già praticamente tutti gli hotel di Rimini saranno aperti, credo che questo sia la dimostrazione più forte dell'impatto che avrà questo evento sulla città di Rimini. Ripeto, un evento al quale teniamo tanto, abbiamo lavorato molto per fare in modo che tutto potesse procedere per il meglio. È chiaro, è inevitabile che a fronte di centinaia di migliaia di persone, di alpini, con famiglie al seguito che invaderanno pacificamente Rimini, ci potranno anche essere dei disagi, però io credo che questi disagi, quando sono legati a presenze turistiche e soprattutto a un evento importante come la Giornata degli Alpini, siano vita, linfa essenziale per la città, lavoro soprattutto, e quindi insomma li gestiremo al meglio.